Salve a tutti, per la guida del software libero sto spiegando, sono Francesco Cusillo, sto spiegando una funzione di OpenBoard, cioè la capacità, la possibilità di introdurre dei video di YouTube all'interno delle pagine di OpenBoard. Per fare questo ho preparato questa semplicissima paginetta, la pesca a PSSR, e voglio in questo punto mettere una guida su come si costruiscono le esche. Faccio un esempio, insomma. Sto registrando tutto il programma, nel caso però se nel caso volessi alla fine del lavoro con il podcast potrei registrare solo la parte visibile. Ecco, ma adesso mi interessa spiegare come funziona il programma, quindi non uso il podcast, ma uso un altro programma per farlo che si chiama OBS. Quindi, allora, andiamo a mettere un video che c'è qui. Vado sul web, che può essere quello che ti permette di usare OpenBoard oppure una pagina di Chrome o quello che volete. Trovate il video che vi garba, eccolo qui, io l'ho già trovato. Tasto destro, copia il codice per l'incorporamento. Lo copiate e tornate sulla vostra lavagna. Adesso avete il codice copiato e dalla funzione embed lo incollate, CTRL V. Eccolo qui, questo è il codice che si è portato appresso da YouTube. Dite embed ed ecco il video. Questo video che è qui dentro lo ridimensionate a piacere, si comporta come tutti i contenuti di OpenBoard, quindi una volta che l'avete incorporato lo potete anche bloccare e gestire con la manina. Con la manina come fareste con qualsiasi altro oggetto, andate avanti, andate indietro, potete usarlo come vi pare a voi. Ecco, Aspetto 2 secondi, soffio un po' e quindi imparate a e vado a fare tagliare questo pezzettino di l'esca cesso. per il PSSR OpenBoard. Ora Buona abbiamo fatto la prima sperimentazione, parte, non perché ci questo è resta che un valore inserire tutto il corpo didattico del. notevole. Ha un valore didattico abbastanza consistente poter mettere dei video che si ha interesse a mostrare a corredo delle proprie pagine. Per le guide del software libero, Francesco Cusillo vi auguro di fare una buona sperimentazione.